In una notte di primavera del 1697, una superba luna piena splendeva nel cielo del capo di Leuca, mentre una piccola nave a vela navigava nelle placide acque dello Ionio. Quand'ecco che tre vascelli di pirati turchi armati fino ai denti spuntarono all'orizzonte. Il comandante navigò veloce, portando la sua nave a ridosso di San Gregorio, e quando alle prime luci dell'alba i pirati raggiunsero la nave, si accorsero che l'equipaggio era riuscito a mettersi in salvo. La nave era persa, ma le vite erano salve. E il comandante non la finiva di ringraziare il cielo, con lo sguardo malinconico rivolto alla sua povera barca ormai colata a picco nelle acque limpide dello Ionio Salentino.